Nessuna traccia ancora di Gaspare Di Maggio, nipote del boss di San Giuseppe Jato. È stato arrestato e poi assolto nell'ambito dell'inchiesta Perseo. Lui, Gaspare Di Maggio, sarebbe stato criticato perché la sua sarebbe stata un'abitudine: domandare soldi e poi seminare debiti ovunque. Le intercettazioni e due parlano di lui. Non è questione di una volta, qua è questione di sempre. E poi altra registrazione. È lui che si fa schifiare, lui ancora non l'ha capito. Poi ancora, altri intercettati pronunciano le parole: dargli una lezione. Da mercoledì scorso 6 luglio alle ore 17 lui è un fantasma. E così anche la sua automobile Audi A3 e i telefonini sono spenti. La madre e la sorella raccontano: quando è uscito da casa non ha detto niente, non era preoccupato e nemmeno nervoso. Sulla sua carta d'identità è scritto: Gaspare Di Maggio, 32 anni di età, nato a Palermo, residente a San Cipirello. Sulla sua fedina penale invece è scritto che è stato arrestato il 16 dicembre del 2008, il giorno del maxi blitz antimafia dei carabinieri, cosiddetto Perseo, 99 mandati di cattura. Poi però Di Maggio è stato assolto per l'impossibilità di utilizzare alcune intercettazioni. Adesso i carabinieri sono ancora al lavoro e lo ricercano a tappeto, a San Cipirello, a San Giuseppe Jato e nelle campagne di Monreale. Uomini, cani, segugi ed elicotteri, come una battuta di caccia, lungo tre sentieri. Lupara bianca, rapimento o allontanamento volontario. Le indagini. Gaspare Di Maggio è sospettato di essere stato affiliato alla clan di Giuseppe Caiola ed è nipote del presunto boss Giuseppe Agrigento, fratello di Gregorio Agrigento, il capomafia di San Giuseppe Jato. Contrasti si sarebbero scatenati quando Caiola sarebbe stato nominato capomandamento di San Cipirello al posto di Gaspare Di Maggio.